cambierò colazione. Tutti canterete l'alleluia. Vi giuro, è pura libido. Così stai ora? Regalino. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il 3 novembre, quindi è Santa Silvia. Tanti auguri a tutte le Silvie, tanti auguri a me. Tanti auguri. Oggi vlog, come potete vedere dal mio pigiamino è ancora mattina e infatti ho appena finito di fare colazione e ho un annuncio. Ho deciso che cambierò colazione. Allora, una cosa che ho notato è che sono diventata abitudinaria. Cioè la mia colazione è sempre la stessa, la pizza che prendo è sempre la stessa. Non mangio sempre le stesse cose, durante la giornata mi piace variare, mi piace combinare. E devo dire che questo, secondo me, è perché i due pasti che ho nominato sono importanti per me. Per me la pizza è importante. Quando mangio la pizza la voglio mangiare bene, perché una pizza cattiva proprio mi dà tristezza. Mi è successo di mangiare una pizza cattiva un paio di volte. Ad esempio, un giorno mi avevano messo del gorgonzola sulla pizza che no, a me non è piaciuto. E una volta avevo preso una pizza con il tonno, ma era tipo tonno all'olio che ha lasciato un unto e disgustoso, perché non era neanche olio buono di oliva. Non mi è piaciuta. Sono state pizze tristissime e me le ricordo ancora. E lo stesso vale per la colazione. Per me fare una buona colazione, proprio gustosa, che mi piace, che mi soddisfa, mi fa iniziare la giornata in modo totalmente diverso. E secondo me mi sono focalizzata su quel tipo di pizza, quel tipo di colazione, perché proprio mi dava una sicurezza di mangiare qualcosa che sapevo che mi avrebbe soddisfatta, pagata e resa felice. Però devo dire che recentemente mi sono stufata. Oh! Tutti canterete l'alleluia! Eh sì, sinceramente anch'io. Mi sono stufata di questa colazione. Sinceramente non mi appaga più tantissimo. Mentre la mangio penso, cavolo, avrei potuto farmi un pancake, cavolo, avrei potuto farmi gli overnight oats, avrei potuto farmi il porridge, avrei potuto mangiare le gallette col burro di arachidi. Quindi c'è qualcosa che devo cambiare. Quindi, non da questo video, perché ormai ho già mangiato e devo arrivarci piano piano. Devo fare un po' di prove, di recipe testing per arrivare alla ricetta o alle possibili ricette per le colazioni. Però aspettatevi delle nuove ricette per colazione dai prossimi video, dai prossimi cosa mangio in un giorno. Oggi vi porto con me in questa mia giornata fatta di tutti i miei più belli impegni, palestra, università e Jimmy, perché questo pomeriggio sera raggiungo Jimmy a Prato. Ho un paio d'ore prima della palestra per prepararmi tutto, la valigia e tutto. Per fare la valigia in modo pratico e funzionale ed essere sicura di portarmi tutto, mi faccio una lista. A parte le cose principali e basilari, tipo questo weekend mi devo portare il vestito rosa, gli stivali, la giacca di pelle perché ho una laurea. E poi siccome passeremo tutto il weekend in montagna, mi porto una tuta, una felpa e delle magliette per stare in casa. E poi siccome probabilmente andremo a fare una passeggiata in montagna, mi posso portare dei leggings e un top. Quaderno, computer, caricatori, vabbè, quelli non mancano mai. Luna, perché il Luna è sempre presente. Per il viaggio, che poi saranno comunque gli stessi vestiti che indosserò durante il giorno per andare all'università. E la cena, che... Già rivendichi il tuo posto. Tu hai fatto la tua valigia? Sei pronta? Eh? Messo via il pollo? Valigia portata avanti. Mancano ancora piccole cose, ma il grande è stato fatto. Quindi è ora di andare in palestra.
sono appena tornata a casa dalla palestra e nella cassetta delle lettere ho trovato questo pacco. Allora, sono mesi, anni, decenni, no, in realtà no, comunque tanto tempo, che io e Jimmy ci continuiamo a ripetere di voler creare un fotoalbum dei nostri ricordi, delle nostre foto. Abbiamo fatto 10.000 cartelle sui nostri computer raccogliendo tutte le foto, ma ancora non avevamo trovato lo sprint e la voglia di farlo. Però recentemente mi ha contattato questa azienda, LalaLab. Oltre a stampare foto, fare poster, cose del genere, faceva anche fotolibri. E allora ho deciso di prendere la palla al balzo e approfittarne e fare un fotolibro. Il fotolibro si presenta così: copertina rigida e luminosa, e all'interno ci sono le foto che io ho personalmente scelto su carta fotografica comunque luminosa. Per scegliere le foto, per creare l'album, funziona che ti scarichi l'app di LalaLab e dal telefono gestisci tutto, metti le foto, le sistemi, puoi scegliere il colore, lo sfondo e tutto. Una cosa che non mi è tantissimo piaciuta è stata la rigidità nel dover scegliere la copertina, perché ti dava l'opzione o 4 con la scritta sotto oppure una foto ma con la scritta in mezzo, e io volevo mettere questa foto qui ma mi sarebbe venuta la scritta in faccia e non mi sembrava bello. Ho dovuto scegliere queste 4 foto che poi comunque sono dentro, quindi non mi è piaciuto tantissimo questo. Una cosa che sicuramente farò è renderlo più personale aggiungendo delle scritte con il pennarello indelebile. Se volete fare un regalo simile o comunque siete curiosi, perché comunque è un'azienda che vi fa poster, che vi fa qualunque cosa, io vi lascio qui un codice sconto che vi permette di acquistare con una percentuale di sconto dal sito. Ora si mangia. Per pranzo oggi mi faccio una pasta che non facevo da tantissimo tempo, che è la pasta rossa, cioè con la barbabietola e la feta, perché ho la feta che mi avanza in frigo, quindi devo impiegarla. Io odio viaggiare così spesso perché non riesco davvero a gestirmi e mangiare quello che voglio, perché spesso mi ritrovo a dover mangiare quello che sta per scadere, e ve l'avrò detto 10.000 volte, mangio questo perché è in scadenza, che palle! Però così è. Come si fa? È molto semplice, come tutte le mie ricette. Prendo della barbabietola, io prendo le barbabietole precotte, che le trovi sotto vuoto al banco frigo, nel reparto della verdura e dell'insalata comunque. La frullo. Dopo averla frullata la butto in padella con un pochino di cipolla solitamente, ma io non ho, quindi niente, la riscaldo in padella. Cucino la pasta, la butto in padella e la faccio amalgamare. Metto in un piatto, feta e ciao. Allora, piano piano, la sabbia rimane sul fondo, così tutto organizzato, per prezzemolo, peperoncino, broccoli, aglio, vongole. Si può avere un gatto così? Luna, ma ti paghino posizioni? Nel mentre che mi cucinavo il pranzo, ho preparato le verdure per la cena. Vi faccio vedere come. Ho acquistato su Amazon una vaporiera da microonde. Praticamente è questa vaschetta fatta di un doppio fondo. Sul fondo ci si mette l'acqua, poi ci si appoggia sopra questo che ha i buchi e dentro il quale si appoggiano le verdure. Si chiude, si mette in forno a microonde, programma steam, cioè al vapore. Voi mi chiedete sempre che forno a microonde ho per avere tutti questi programmi. È uno semplicissimo della Candy e non è neanche di quelli tanto costosi, l'avrò pagato 60-70 euro. E ragazzi, in un quarto d'ora è tutto pronto. Volevo prepararmi per questa sera la zucca, ma il problema è che a me personalmente la zucca gonfia tantissimo e stasera mi devo mettere un vestito abbastanza aderente, quindi volevo evitare. Anche perché per merenda questo pomeriggio mi porto i miei dolcetti alla zucca. Li avete visti su Instagram? Ecco qui la ricetta. Allora, usando questa fantastica vaporiera, cucino al vapore la zucca
tutta tagliata a cubetti. Dopo un quarto d'ora è pronta. Aspetto che si raffreddi e la frullo. Con la zucca frullata in questo modo vado a preparare questi brownies. La ricetta prevede 500 g di zucca cotta e frullata, come vi ho appena detto, 40-50 g di burro di mandorle. Io ho usato queste qui di My Protein versione crunchy, ma qualunque burro di noci voi abbiate a casa penso che non ci siano problemi, e circa 50 g di cacao amaro. Mischiare tutto nel frullatore. Quando il composto ha raggiunto una consistenza, comunque quella che vedete in video, mettetela in una teglia, io uso questa qua di silicone che è praticissima, e infornatela. Io ovviamente ho usato il forno a microonde. Siccome gli ingredienti sono già tutti cotti, non c'è bisogno di cucinarla dentro, c'è soltanto bisogno di fermarla. Quindi io ho messo il programma grill. I tempi di cottura dipendono dal mezzo, da tutto, dalle consistenze, quindi state lì a controllarla. Quando si è creata la crosticina sopra, è pronta. Personalmente questa è una delle mie ricette riuscite meglio. È piaciuta tantissimo a mia mamma, cioè ragazzi, è piaciuta a mia mamma. Sa davvero di cioccolata, non so perché, ma la zucca e il cacao creano quella densità in bocca che sembra quasi di mangiare una palla di cioccolata. Vi giuro, è pure libido. Veronica non voleva una scatola intera e infatti adesso me la porto all'università per fargliela assaggiare, visto che ne ho fatto un altro po', e sono sicura che sarà contenta. Quindi adesso basta, università. Non puoi stare così contro la legge. Così stai ora? Comodo. Questo è il final look, che non si vede, comunque un vestitino con questi tacchi alti, da una Silvia più rosina che mai. Che bello, venuto. Siamo bene. In ritardo. Va bene. E non di poco. Io concludo qui questo video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao. Sì, alla prossima, ciao. Mi consideri? Dimmi, mi hai fatto un regalino? Regalino. Allora, papà! Dedicata a noi che siamo una forza della natura. Cucciolo, bello, grazie. Un grazie, cucciolo. Bello questo, bellissimo comunque. Davvero. Bello, 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 bello.